Questo programma è offerto da... Allora, buonasera, edizione estiva di Per Sempre Napoli, la trasmissione diversamente obiettiva. Siamo un po' più scatenati del solito. Ci divertiremo a parlare un po' di mercato, un po' di quello che sarà. Poi, come al solito, si improvvisa in questa trasmissione, sempre in maniera diversamente obiettiva e decisamente napoletana. Vado immediatamente a presentare gli ospiti. Partiamo dal padrone di casa. Senza fitto, sono arrivate le bollette della luce, però vedi, senza fitto. Gianni, il professore Gianni, sì. Borrelli, buonasera. Ho su capito lo studio per presenza eccessiva, non perché l'abbia comprato, diciamo. Max Bonardi, una delle star del giovedì sera, con un'altra buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Stavi in ferie e ti abbiamo ritrascinato qui. Sergio Curcio, di cui parleremo più abbondantemente per uno scoop che ha fatto nei giorni nessuno scoop, cominciamo. Io ho dato un'idea è stata recepita malamente da qualche tifoso. Allora, l'idea che ha dato Sergio Curcio, e ne parleremo dopo perché dobbiamo cominciare a dare le cose. Idea progettuale, tra l'altro, di portare Cristiano Ronaldo al Napoli. Non portare. Dopo, cioè, perché una sorpresa. Potrebbe arrivare Cristiano. Abbiamo Ronaldo. Sentito cosa o un top player al Napoli. Abbiamo sentito. Precisiamo. No, perché lei certe volte è menzognero, è tendenzioso e falsifica quello che è il significato nell'84, autentico di ciò che si dice. Sergio, un attimo, calma, un secondo. Nell'84, se ci ricordiamo bene, proprio in questo periodo cominciava a montare. Un po' prima, maggio, però diciamo, vabbè, no, ma a giugno già l'avevano ufficializzato e per poi il primo luglio avere proprio la notizia bomba. Sappiamo tutto come fu, lettere bomba. Spedite dopo. La lettera fu spedita per tempo, era vuota. Ma questo è un altro paese. Esatto. Che poi improvvisamente si è riempita. Posso dire una cosa? La gente già comincia a non capire, questo sarà il clima di questa sera. No, perché bisogna fare chiarezza. Qualcuno pensa che io abbia un'età per cui mi debba ritirare. Io più sono uno, a dire il vero, più d'uno. Capitemi bene, sono sconcertato da quello che dice qualche altro collega che non sta bene. Sergio, io ho visto su altri video, molto tranquillo, molto caldo e soprattutto sono molto presente con il cervello. Sergio, io ho visto una cosa, ho visto delle tipologie di vino che ti venivano consigliate. Sì, no, no. Però volevo suggerirvi questo, siccome faccio parte della generazione della notte prima dell'acquisto di Maradona, perché poi quell'anno 84 il mio film fu notte prima dell'acquisto di Diego, perché
degli esami proprio, nessuno della mia generazione, che in quell'anno ci diplomavamo, se ne fregava nulla. Posso dirti che sia in quell'occasione, ma anche in questa che paventava Sergio, se Napoli organizzasse un merchandising serio, avesse una rete di merchandising sparsa per il mondo, potrebbe consentirsi anche gli acquisti di Messi e di Ronaldo insieme, perché lo pagherebbe in 10 minuti. Perché il ritorno, bravo, in termini di immagine e di merchandising di questi campioni, bravo, sarebbe pagato in pochi mesi, secondo me. Poi lo sia acquisto che ingaggio, quindi non è una cosa così strampalata, bisogna sapere cosa, chi siamo. Bravo. Un ricordo degli anni quando ho fatto io l'esame di maturità, dovevo studiare, ma ci stava la famosa finale di Wimbledon tra McEnroe e Borg che non finiva mai, sì, e non studiai praticamente, sì, tutto il tempo. No, noi abbiamo la fortuna di beccare la commissione esterna molto tifosa del Napoli, quindi acconsentirono a una riduzione drastica dei programmi da portare in quell'anno, perché in 84 fu un dramma per carenze noi, che ci portiamo ancora addosso. Vabbè, adesso torniamo nell'era moderna, siamo cominciamo a parlare un paleozoico. Po' di mercato. Allora, Giorginho se ne va. Giorginho se ne va perché non ha avuto telefonate da Carlo Ancelotti, a quanto pare. Non, ma non secondo è stato, me se ne vanno pure parecchi. Non è stato chiamato da Carlo Ancelotti. C'è un proverbio che esemplifica la situazione. Giorginho se ne vuoi, io pesco vuovo mannato. Però anche, è anche vero che Giorginho nel sistema che vuole attuare Carlo Ancelotti forse rischierebbe di trovare meno spazio rispetto a prima, perché il regista arretrato Ancelotti lo vede solo alla Pirlo, non lo vede. Non lo vede. Però il Napoli sta ovviamente giocando al rialzo. Sì, vabbè, ma era normale, perché praticamente l'ultima offerta che ha fatto il Manchester City è 50 milioni. Per Giorginho, però il Napoli il Napoli partirebbe da 70. Non credo. Parte, poi non credo che sia. Lui parte. Comunque lui ci prova, lui ci prova sempre. Che amici residenti a Manchester mi danno per certo e scontato il fatto che Giorginho sia già del Manchester City. È già del Manchester. Quindi questa è una cosa che però mi domando, vista un attimo il centrocampo del Manchester City, obiettivamente, Fernandinho, poi ci sta, come si chiama, il turco, Gundogan. Ci sta l'altro, come si chiama? La riserva di Gundogan, si alternano. Cioè, non va a fare il titolare. Non va a fare il titolare, ma non credo che un giocatore che paga 50-60 milioni di euro possa pensare di fare il titolare nel Manchester City. Ma non so a questo punto lo stesso Giorginho che interessa. Comunque Giorginho è in un'età dove, insomma, andarsi a sedere su una panchina, però, vedi, certamente non è una cosa, vedi, meravigliosa. Giorginho c'ha un problema, secondo me. In quante squadre può giocare col suo modo di giocare? Può giocare con Sarri? Può giocare con Guardiola? Non è un giocatore, secondo me, che puoi mettere in campo, esatto, anche con la nazionale italiana. Hai detto giusto, può giocare con Sarri, ma Sarri, poi dopo se sistema Sarri, che fa Giorginho? Rimane appeso al Manchester City? Sai, credo, ci sono anche questi aspetti che secondo che me... ci sono altri giocatori che Sarri può portare. Però è anche vero che se proprio devi sacrificare qualcuno per fare casa... Sarri vuole tre giocatori. Forse Giorginho è più adatto da sacrificare. Se riesce a trovare posto, vuole tre giocatori. Vuole Koulibaly, no, vuole Giorginho e vuole Isai. Questi sono i giocatori che vuole. Allora ti dico, allora, quel primo giocatore che... Isai, Albiol e secondo me... Non glielo dà Koulibaly. O Calleon o Mertens, che sono quelli che possono andare. Lui vuole innanzitutto Albiol per due motivi. Uno perché costa poco e quindi glielo pigliano tranquillamente. Due perché gli serve per spiegare i movimenti difensivi che sono complicati. Anche perché in Inghilterra penso che il drone difficilmente volerà molto. No, se lo fanno al Chelsea lo fanno con i caccia della Royal Force che è messi a disposizione di Abramovich. Secondo me si porta Zielinski, perché lui l'ha sempre detto, dovunque vado mi proverò a portarmi Zielinski, che non ha ancora firmato il rinnovo, non è stata tolta la clausola, c'ha una clausola alta, ma per il mercato inglese abbordabile. Però dipende anche un po' se Amsic parte o meno. Amsic parte. Amsic parte sicuro. Secondo me credo che il discorso ci sia stato ieri, è andato a parlare. Mettetevi nei panni di Amsic e degli altri ragazzi dell'87. Sono Mertens e Callejon. Adesso hanno un mercato e possono pretendere ingaggi importanti. Hanno tre anni davanti a sé. Guangzhou è il grande. Io credo, e il Napoli secondo me non farà niente per trattenerli,
perché se tu avvii un nuovo ciclo non puoi avviarlo con tre, puoi tenere un trentenne, un trentunenne, ma non puoi. Magari deve arrivare questo qui che magari ti serve, deve essere il top player, e se riesci, se riesci tra virgolette a toglierti Amsic, Mertens, Callejon, Reina te lo sei tolto e Albiol ti sei tolto gli ingaggi più alti di tutti. Lo sai, penso che Amsic non abbia fatto una scelta rispetto all'ingaggio, penso che Amsic si sia ben reso conto che la sua tenuta fisica in questo tipo di epilogo della, ma che corrono in Cina? No, non lo so, però, sì, però, come... sai, però sai tocco, la qualità tecnica di Amsic, cioè, può sorprendere. Giocare lui sì, questo perché sì. Guarda, Amsic adesso è stato spesso sostituito, ma lui forse se lo augurava a un certo punto di essere sostituito, perché ragazzi, a un certo punto delle all'ottantesimo lo veramente dell'età, che sempre non è un po' in panne, devo dire. Stiamo parlando di un giocatore che corre tanto in campo, ha corso e tantissimo, che ha fatto 500 partite nel ha corso tantissimo. 500 partite nel calcio di oggi sono qualcosa di logorante. Sì, cioè, ha corso moltissimo, ha avuto la fortuna di avere pochi infortuni, caviglia a parte. Però io se l'ho visto a fare volte un paio d'anni in Cina, poi fai un anno in, al tuo paese, nella Slovacchia, chiudi la carriera e poi torna a Napoli, dove ci avrà sempre porte aperte come dirigente, se vuole. Credo che sia una soluzione. Comunque stiamo parlando di uscite, vediamo dentro, chi viene, chi viene. Ma tu se non Verdi stanno ancora leggendo il contratto, Max, è possibile? Max, il problema è poi su questo cominciamo la trasmissione, diciamo, e cominciate a rispondere voi. Io credo che questo sia un fatto inevitabile, se tu non sai chi va via non sai neanche chi può venire. Assolutamente. Ma Verdi però pare che stiano Io non l'avrei preso, però questa è una... Stanno già nel contratto. No, ma la cosa strana è che dopo Verdi sento anche Politano, quindi significa che è chiaro un altro esterno va via. E poi dopo a un certo punto avremo Verdi, Politano, Insigne, è chiaro che anche Mertens secondo me è sul piede di partenza, per non parlare poi dei vari Unas, dei vari Younes e quant'altri a livello di attaccanti che devono trovare questa situazione una loro, crea un bel problema, rallenta tutta una serie di processi che un po' che vanno a coinvolgere un po' tutte le squadre. Vabbè, ma allora il Napoli andrà fuori tempo, perché mentre cominciano a leggere il contratto per chiudere tutto, quando... sono 38 firme, abbiamo saputo, il contratto del Napoli, quando ne ha messo Younes a gennaio. In questa situazione la Juve addirittura risulta essere avvantaggiata, perché avendo una compagine italiana abbastanza pingue in squadra è quella che forse dà meno, cioè ha meno problemi. Sai, non sono tanti i giocatori del Napoli che fanno i mondiali. L'altra volta ne erano 15, adesso ne sono 5. 4. Ma sono 4. Zielinski, Milik, Mario Rui, Mertens e Koulibaly. Sono 5. Ah, perché Gallego non è stato. Ah, già, Mario Rui già, non avevo calcolato. Ok, vabbè, sì. Vabbè, lui va e aspetta che sarà pagato ai mondiali. Si va a fare una passeggiata. Io però temo... Però sta venendo bene, in tutte le foto sta vicino all'amico di Sergio. Ah, sì, è stato una bella. All'amico tuo. Tu non, tu non vedi Facebook. Ma tu non hai capito niente, che la foto l'ha fatta Sergio. La foto l'ha fatta Sergio. Sergio è andato nel ritiro portoghese. E poi chi l'ha trasmessa? E ha colto questa... E dopodiché... E ha parlato con Cristiano. E ok, questo riesco anche a capire. Dopodiché chi ha postato la foto su Facebook? Perché lui non è in grado. Però posso farti una domanda spalleggiato dai miei amici qua di parterre, certamente Sergio su questo. Devo dire che la settimana scorsa è stato sensibile, è più un terzo che parte. Secondo un calciatore che ha vinto 5 palloni d'oro e ha vinto tutto, dovesse vincere anche qualcosa, ha vinto anche un europeo, secondo me a questa età dove ha guadagnato l'impossibile, ma non può essere lo stesso ragionamento, di Ancelotti, è lo stesso ragionamento di Ancelotti, cioè, sì. Non è soltanto questo, c'è molto di più, ma chi segue certe volte sui social anche certi ragionamenti poi si fa prevalere e si fa sorprendere dalla sua matrice completamente tifosa e, mi dispiace dirlo, culturalmente ignorante di quelli che sono problemi che riguardano non il calcio, ma riguardano altro. Materie collegate. E visto che oggi stiamo parlando di un calcio che è commercio, che è business, è normale che una mia affermazione, che non vuole dire che Cristiano Ronaldo è del Napoli o sarà del Napoli. Ne parliamo nella seconda parte. Sì, vabbè, ma ha una valenza prospettica e progettuale rispetto a quello che deve essere il brand e il merchandising di un club come il Napoli, perché ha preso un allenatore come Carlo Ancelotti. Sì, Sergio, però tu hai detto un termine preciso, hai detto che il presidente
deve essere un businessman, giusto? E in questo caso non abbiamo un passionale, invece non abbiamo una persona che ha interesse, che ha interesse, è uno, che segue il Napoli in maniera, non penso sia passionale, dai, un passionale, dai. No, ma non ha passione, ma lui non fa l'operazione da solo, hai capito? Molto, l'operazione molto, la forza, ma vedi, non riescono a capire, è, e questo è di... ma in genere un passionale va a vedere la semifinale di Coppa dei Campioni della Roma, in genere, hai capito? È uno che Perciò un passionale. Perché è da Roma, giusto? No, lui è tifoso della Lazio. Dicono. La però si nasconde dietro queste frange romaniste. No, lui ha la sua estrema attenzione. Comincia la trasmissione, non svia. Vabbè, vogliamo cominciare a parlare seriamente. La settimana scorsa abbiamo fatto una trasmissione serissima con un commercialista importante che ci ha spiegato il bilancio. Oggi vedo che siete un po' distratti. Chi era? Chi c'era? Chi era? Per la serietà non conto. Io commercialista, quindi era deve essere un ex collega, allora. No, allora uno, devo dire, spiegare certe cose. Domenico Bocchetti è uno dei più grandi, più importanti, che c'ha uno degli studi più accarsati di Napoli, c'ha studi a Milano, a Roma, è uno preparatissimo. Certo. Non ho capito chi c'ha a che fare con me, però è uno molto preparato. Allora, mercato. In uscita si era detto che le telefonate di Ancelotti avessero convinto tutti a restare, secondo me non è vero. Tu che dici, Gianni? No, io sono d'accordo con te che non sia vero, ma anche perché in questa fase della campagna acquisti, in questa fase della stagione, io penso che Carlo Ancelotti stia pensando anche non solo alla campagna acquisti del Napoli, ma anche a capire su quale leva e su quale tipo di calciatori può muovere il suo aplomb, la sua influenza, come diceva prima il mio amico Max Bonardi, poteva essere anche un discorso legato alle emozioni, quello di Carlo Ancelotti. Lui credo che cercherà anche di intercettare emozioni altrui. Non è questa una campagna acquisti normale per il Napoli, sarà una campagna acquisti molto strana, perché come la pazzia e la gioiosa e positiva follia che ha introdotto Sergio in questa trasmissione con l'incipit legato a Ronaldo. Positiva follia. Eh sì, perché poi nel calcio bisogna essere un po' folli positivamente, se no si diventa troppo ragionieri e poi si diventa troppo ragionieri, benché no, insomma. Sergio è folle e risultato positivo. No, ma bisogna essere così. Lucido. Però questa sarà, secondo me, poi ovviamente la mia opinione molto personale, sarà una campagna acquisti fondata molto sulle emozioni e sul fatto che il Napoli esce fuori da un campionato sportivamente eccellente, ma sugli spalti ancora più eccellente. Cioè il Napoli si è fatto notare non solo per il gioco di Sarri, ma per l'estrema qualità del pubblico e per la grande passione e la grande correttezza del pubblico napoletano. Quindi oggi noi abbiamo un marchio Napoli che si assesta sugli spalti, non sul palazzo dove Napoli risiede, che non so quale sia tra l'altro, perché non c'è. Ma è sparito anche quello. Hanno fatto sparire anche quello. Non c'è mai stato. L'ho buttata lì, ma il palazzo, casualmente così. Quando si diceva andiamo al palazzo, sì, non l'hanno trovato manco ma quello. Ma noi parlavamo del palazzo in genere, invece noi si parlava del palazzo sede Napoli. Penso che tu tra segua palazzo più importante, se no la bacchetto. Segua, pensa che sto per dire. Credo che tra i tre tu sia la persona più seria. Ti ringrazio. Non è la grande concorrenza. Non vi volevo fare una domanda. Ascolta la mia domanda. Secondo me Ancelotti è contento che vadano via tanti giocatori, perché più si cambia, meno sarà serrato il confronto con Sarri. La pensi come me? Sì, sono d'accordo su questo fatto, e sono d'accordo sul fatto che Ancelotti voglia mettere la propria impronta, anche se però è sempre sbagliato stravolgere in maniera totale quello che è stato fatto precedentemente. Mi faccio un esempio. L'esempio di Allegri quando ha sostituito Conte, no? Tutti quanti pensavamo Allegri mostra, volge, fa questo, fa quello. Invece è partito con lo stesso sistema di Conte, poi man mano ha cominciato a dare i suoi input precisi, chiedendo dei calciatori che gli servivano in particolare. Quindi io credo che da questo punto di vista, penso che Ancelotti abbia chiesto la riconferma di almeno dei punti fermi che lui ha trovato. Koulibaly sicuramente. Insigne sicuramente, credo, guarda, proprio come punti, forse Milik molto probabilmente,
Caglion non lo so, dipende dall'eventuale offerta. Poi il resto, la maggior parte poi, sono tutti quanti calciatori che lui può tranquillamente sostituire. È chiaro che non andranno via tutti, no. Diciamo, dico, possono andare via intanto. Potenzialmente dipende sempre dal discorso di domanda e offerta, e il Napoli pensa di poter realizzare molto, perché comunque il lavoro di Sarri ha prodotto grandi plusvalenze per quanto riguarda questi calciatori. Le clausole rescissorie sono particolarmente golose per squadre ricche, e quindi che spendono 50 milioni, 70 milioni, oggi come oggi, quando abbiamo visto che il mercato per esempio televisivo della Premier League si è triplicato, quindi credo che il Napoli diventi da questo punto di vista una squadra appetibilissima per quanto riguarda i suoi calciatori. E da questo punto di vista credo che anche lo stesso De Laurentiis è stato mandato fuori strada da quello che è successo l'anno scorso, cioè dall'impazzimento generale del mercato, perché probabilmente lui le clausole risolutive, se le avesse fissate l'anno scorso, le avrebbe fissate molto ma molto più alte. Sergio, secondo te Ancelotti fa il tifo affinché Hamsik, Caglion, Mertens restino, oppure secondo te sotto sotto? No, Ancelotti non fa il tifo. Credo che, come è giusto che sia, visto che il suo rapporto con De Laurentiis non è che si è chiuso nel giro di 7-8 giorni, credo che abbia parlato in maniera molto profonda con il Presidente. Ricordo che tu hai anche detto che il 9 luglio ci sarà la presentazione delle dimissioni di Ancelotti. È chiaro che quella è una provocazione, perché se dobbiamo partire dal presupposto che il Presidente gli compri dei giocatori solamente perché è arrivato Ancelotti, ecco che siamo di fronte a una bufala colossale, per cui Ancelotti, che sicuramente si sarà fatto rispettare anche nella stesura del contratto e nella firma del contratto, avrà detto: caro Presidente, se non mi compri dei giocatori, ecco, e ritorniamo poi a bomba, io a un certo punto alzo e me ne vado con tutto il contratto che hai firmato, e non voglio assolutamente nessuna penale a mio carico, perché ritengo di non essere stato soddisfatto in quelle che sono determinate logiche e lecite richieste. Allora, veniamo al discorso, e qui mi faccio serio, nel senso che noi non dobbiamo parlare sull'enfasi del momento o parlando di un mercato emotivo solamente, come diceva Gianni. Il mercato del Napoli sarà profondamente razionale, cioè già prendere e ingaggiare un tecnico come Ancelotti significa avere qualche cosa che stai pensando, sulla quale stai operando, che stai vagliando e che stai cercando di concludere. Vogliamo dire che il Napoli è diventato con il secondo posto, con le partecipazioni continuate alla Champions, con la disgregazione di società come Milan e Inter, indubbiamente un prodotto assolutamente appetibile anche per marchi di multinazionali di risonanza mondiale? Allora, il Napoli sta cercando sponsor in Cina e sembra che stiano arrivando. Il Napoli ha fatto, tramite Insigne, un accordo con la Adidas. È chiaro che Ancelotti vuole giocatori anche di esperienza. È chiaro che i trentenni del Napoli... Io a quello mi riferisco, emozioni nel senso non mercato emotivo, ma giocatori adatti a Napoli, esatto. Che proprio sa che l'emozione di voler giocare a Napoli, in quel senso. È chiaro che i trentenni del Napoli, come dicevi tu, Reina è andato fuori. Io spero che Albiol, se si chiarisce con Ancelotti, perché poi, a differenza di quello che avete detto prima, voi forse il calcio poi lo seguite da lontano, ma Ancelotti, che ha vinto col Bayern sostituendo Guardiola, ha cambiato poco e niente. Ma non solo, c'è John Terry che ha lasciato... È chiaro. Sergio, scusami, contribuisco a quello che stai dicendo, non per interromperti. C'è anche un'intervista bellissima a John Terry che ha detto, che ha affermato questa cosa. Ci ha detto, quando venne Ancelotti dopo Mourinho, lui ci disse: guardate, voi siete una squadra fenomenale, io ho le mie idee, ma ditemi voi se avete voi delle idee preferenziali ed eventualmente lavoriamo insieme per un nuovo progetto. Quindi Io ho fatto la domanda a Max, no, sembra un pazzo che ho fatto la domanda. Diceva Sergio, insomma. Allora, è chiaro che non stravolgerà il gioco, almeno inizialmente.
però ripetere quello, cioè questa è una squadra che si no, forse proprio il gioco lo stravolge. Ma lui io no, non subito, non subito. Il problema è che questa squadra è arrivata a fine ciclo. Questa squadra è arrivata a fine ciclo. Non sarebbe arrivata a fine ciclo se fosse rimasto Sarri con determinati innesti funzionali a quel tipo di idea, di gioco, di identità. Perché noi dobbiamo parlare di Sarri in funzione ad un'identità tattica. Ora Ancelotti non stravolgerà il gioco del Napoli, ma è chiaro che l'identità che aveva con Sarri, la squadra della stagione 2018-2019 non l'avrà al 100%. E guai se ci fosse. Anzi, la grande capacità e la grande abilità, bisogna darne atto a De Laurentiis, della sua genialata, e che proprio ha operato di fatto una rottura con il sistema di gioco che Sarri avrebbe voluto portare avanti o avrebbe portato quello. Avanti. Secondo ma non l'ha voluto fare sul fatto, piano del gioco. Secondo me ha fatto la valutazione dell'esame. Lo ha fatto facendo anche quel Sergio. Tipo... Lo ha fatto anche facendo quel tipo di ragionamento che dici tu, a livello mediatico, a livello di... immagine. Lui doveva trovare, ma il problema è che Giovanni, i trentenni del Napoli che potrebbero essere 31enni del Napoli che potrebbero essere sostituiti da trentenni di maggiore personalità e con le motivazioni e la voglia. È chiaro che cambiando squadra aumentano, cambiano le motivazioni, aumenta l'entusiasmo. È chiaro che serve, non è che Mertens o Calegoni devi buttare. Ancelotti ha un appeal con un Vidal, con un Benzema, ci metto con un Cristiano Ronaldo o con Terry, che il buon Maurizio Sarri non avrebbe avuto, ma Maurizio Sarri forma i giocatori e forma l'identità tattica di una squadra. Ancelotti, oltre ad essere bravo a far crescere i giocatori, è un gestore di risorse sicuramente molto più importante di Maurizio Sarri, almeno questo glielo dobbiamo. Poi vedremo. Anche aggiunto un'altra cosa, mi consenti, Sergio, certo. Aggiunto a ciò che tu hai appena detto, è che certamente Ancelotti manterrà delle cose e lascerà altre. L'aspetto tattico evidentemente è un aspetto precipuo dell'allenatore di calcio, no? Lo porta con sé, però badate bene che Sarri è un addestratore di calcio, è un istruttore, la parte addestramento, giocare palla veloce, sguardo in avanti, non guarda la palla, giocare sempre frontale nello stretto, è una cosa che Napoli oramai ce l'ha, non la perderà con chiunque, bravo, con quindi Giorgino, quella parte insieme, lì, anche con Berti, quella parte lì è una parte che recupererebbe qualsiasi allenatore dopo Sarri. Benissimo. E quello rimarrà, sarebbe stupido Ancelotti a farlo andare via questo aspetto, ed è una cosa che oramai è patrimonio di calcio del Napoli, e da lì si parte secondo me. La provocazione di Pippo Tria, amico nostro che conosciamo tutti quanti, è che Sarri sarebbe un ottimo secondo di Ancelotti. Io l'ho sentita per primo da devo dire piuttosto da e voglio dire questo, ho anche commentato con lui proprio facendo in modo che vada via Hamsik, guadagna un 25 milioni, non voglio andare oltre, non ci vada via proprio, stai proprio spingendo, non credo che arrivano a quei soldi. È così, i cinesi danno tanto e ammortizziamo perlomeno 4,48 milioni lordi. Quanto danno i cinesi? Sui 25 milioni. Secondo me non ci arrivano. Non ci arrivano. Ma loro c'hanno un tetto. So che addirittura stiamo parlando di 30 milioni. Non per gli ingaggi. Mertens ha... No, altri 3 anni di Mertens ha... Hamsik rinnova ogni anno. Se mi fate finire. Mertens ha un ingaggio di oltre 3 milioni e mezzo. Oltre 4 e mezzo. E ha una clausola di 28 milioni, stiamo parlando di 28 e 9 altri 37 milioni, accoppiati ai 37 di prima, stiamo a... Quindi presente che c'è altri 3 anni di contratto, signor... non sono 9, sono 27. E vabbè, io ti sto parlando nell'immediato. Poi abbiamo detto Jorginho. Jorginho è una plusvalenza da raccogliere subito, perché sono... 50 sono milioni tutte plusvalenze. Più, sì, però vabbè, ma capisci? 50. Jorginho non è tanto un ammortamento dell'ingaggio. È una valutazione super plusvalenza, una plusvalenza clamorosa. 50 milioni.
così come potrebbe essere una plusvalenza l'eventuale cessione di Isai. Però tieni presente un fatto. Considera però in tutto questo, e finisco, che se da un lato c'è questa velata volontà della proprietà o del padrone di fare questo tipo di operazione per incassare, dall'altro c'è stata anche la sua grande intelligenza di voler frenare un effetto domino che probabilmente, senza la conferma di Sarri, ma con l'arrivo di un altro allenatore normale, avrebbe e sarebbe stato. Ma quello faceva parte della strategia di prendere un allenatore. Una emorragia di grande. Questo è il vero motivo per cui ha preso subito Ancelotti, andando a perdere gli 8 milioni della clausola di Sarri. Perché lui l'ha esonerato, lo sanno benissimo, quindi Sarri si libererà a zero, qualora trova squadra e se ne volesse andare. I giocatori che secondo me Ancelotti ritiene incedibili in questo momento sono Koulibaly, Goulam, ci metto anche Mario Rui perché poi è un giocatore che va bene, probabilmente anche Isai, però Isai diventa poi un affare commerciale per la società. Zielinski, Allan... Zielinski secondo me rischi di Milik, Milik, Insigne, e poi ci metto i giovani, ci metto Diog, Rog, Diawara. Secondo me Diawara è il titolare. Che potrebbero essere quelli che Diawara, veramente Diawara possono sarà il Sanchez della situazione. Diawara Kirikesh, è il tipo proprio di giocatore che piace. Kirikesh se dovesse andare via al Biol potrebbe essere nell'immediato. Diawara sarebbe il... che cresca il rino gattuso della situazione. Diawara rischia, da comprare, sai, Diawara rischia di fare il percorso di Koulibaly l'anno scorso, nel senso che è un giocatore che se dovesse imbeccare la strada maestra, la strada giusta, ragazzi, con un buon allenatore, guarda che Diawara potrebbe uscire fuori un grande giocatore. Quel ruolo è quello a cui mi riferivo, come quello inglese, come qualche volta anche nel Gundogan campionato giocava sempre nel Dortmund. Stiamo parlando veramente Gundogan, di rarità. Infatti Gundogan. E noi abbiamo visto che a livello di personalità Diawara sicuramente non è secondo a nessuno. No, poi che sia discontinuo per motivi anagrafici. Ma c'ha 20 anni, 97 mi pare normale. Ecco Diawara perché può io diventare dico, il nuovo Koulibaly del Diawara, di valore di mercato. Diawara ancora negli under adesso nell'elenco della Serie A per la Champions. Certo. Potrebbe fare la primavera, il torneo di Viareggio potrebbe. Vabbè, quando ha debuttato in Serie A, come si chiama? Donnarumma poteva fare gli allievi B. Esatto. Sì, ma a differenza di Donnarumma che sì, ha avuto questa comunque il buon poi qualche ragazzi, papera l'ha fatta. Comunque il buon Rossi dovrà sempre spiegare, il buon Sarri, Diawara chiamato in causa in due situazioni importantissime, rigore a Manchester con il City dopo che cosa aveva sbagliato, gol decisivo contro il Chievo, voglio capire, dimostrazione di grande personalità. Con Jorginho avevi il giocatore che guidava il pressing in una maniera meravigliosa, Diawara questo non l'aveva. Ne parliamo dopo la pubblicità e dobbiamo far vedere la risposta a Sergio dei tifosi del Napoli. Perché a me? Che c'entro io? Libera, mi metti sempre in mezzo, va. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life.
E allora rieccoci in studio. Ovviamente Sergio ha continuato a urlare. Ti avevo detto di una sorpresa. Tu 3-4 giorni fa hai pubblicato un video. Veramente non l'ho pubblicato io perché non sono capace. Vabbè, me l'hai pubblicato tu a tradimento. Come fai? Mi hai telefonato, ho fatto un video bellissimo pubblico. Aveva bisogno solamente di quello che lo pubblicasse. Allora, cioè, parliamoci. Allora, diciamo di che si tratta. Dipendente Sergio, del direttore. Sergio, allora, tu hai detto che il Napoli può, anzi dovrebbe provare a prendere Cristiano Ronaldo. Già hai corretto il tiro. Esattamente. I più hanno risposto Luato Vinamieza. Quello che tengo a dire a difesa di Sergio è che Astemio non beve. Tutto quello che è produzione sua è un prodotto endogeno, non esogeno, cioè sono suoi mezzi. È adrenalina naturali. Pura. Esatto. Se la regia è pronta, produce alcol direttamente. Fammi capire. Anche se la regia è pronta, possiamo dire il filmato che abbiamo fatto stamattina girando per le vie di Napoli con i tifosi che rispondono a Sergio Curcio se è possibile che Cristiano Ronaldo venga a Napoli. Ma non a no, me! Questo è da vedere subito. Una bomba di mercato sta letteralmente scuotendo questa primavera calcistica. Cristiano Ronaldo lascerà il Real Madrid. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore portoghese. I motivi dell'addio vanno ricercati nelle promesse non mantenute dal presidente delle Merengues Florentino Perez per quanto riguarda il contratto del giocatore. Pare poi che l'asso lusitano non abbia preso per niente bene l'addio dell'allenatore dei Blancos Zinedine Zidane. Appresa la notizia dell'addio al Real Madrid di Ronaldo, si sono moltiplicate le voci su un suo possibile arrivo in Italia. Alcuni, come il quotidiano portoghese Record, pensano che CR7 possa approdare in Italia in uno dei top club del bel paese, come il Napoli. Abbiamo chiesto ai tifosi azzurri cosa pensano di un eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo alle pendici del Vesuvio. È come se stessi dicendo vicino a un napoletano il ciuccio sta volando e quello alza la testa. Ma quale Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo solo il Real Madrid se lo può permettere. Ho qualche altra squadra tipo il Manchester, queste squadre qua, ma poi per il resto... Follia. Cristiano Ronaldo a Napoli non va bene perché o paghiamo Cristiano Ronaldo o paghiamo gli altri giocatori. Dubito che Cristiano Ronaldo venga a Napoli anche se è un grande campione, ma tutti quei soldi che vale Cristiano Ronaldo è impossibile che viene a Napoli. Io penso che Cristiano Ronaldo a Napoli non viene perché il nostro caro presidente De Laurentiis parla soltanto ma concretamente non spende mai soldi. Una cosa impossibile, sono illazioni dei giornalisti, notizie infondate. E allora Sergio, 6-0. C'è da dire allora, che l'abbiamo fatto di mattina, quindi erano tutti sobri. Esatto. Avendolo fatto, allora, se l'avessimo fatto di sera, qualcuno che ti dava ragione forse lo avremmo provato. Allora, adesso devi spiegare tu, Coram Populo, che cosa volevi dire con allora, dicendo di Cristiano Ronaldo a Napoli. Ho apprezzato non soltanto la correttezza, ma anche quel pizzico di verità dubbiosa da parte del penultimo tifoso che ha detto non credo che il presidente De Laurentiis cacci soldi, praticamente lui parla, fa chiacchiere, ma non fatti. Chiacchiere e tabacchiere l'ignam, o banche Napoli, non invece. C'è da dire che De Laurentiis ora, neanche negli incubi notturni ha mai detto porto Cristiano Ronaldo a Napoli. Ma infatti non è un problema. Se io avessi d'altra detto... D'altra parte anche Ancelotti non aveva mai detto... Bravo, se io avessi detto un mese fa... lanciandolo per video che Ancelotti, come ha fatto qualche altro collega giornalista molto più bravo, ma perché aveva la conoscenza diretta, diciamo, di una che persona... i primi a parlare di Ancelotti Carlo, a Napoli è stato un sito milanese e poi Carlo Alvino l'ha rilanciato subito. Carlo e anche il Corriere della Sera, tra l'altro, ha conoscenze di parenti di Ancelotti, quindi se l'avessi detto io un mese fa tutti quanti a dire chi sta pazzo, qualcuno dice levate il vino da tavola da non Sergio beve, Curcio, non beve. Io bevo in maniera molto morigerata, ma la verità è un'altra, e qui vi chiedo 3 minuti perlomeno di ascolto. 3 minuti sono troppo. No, 3 minuti, non di più. Sono troppo. Abbiamo una situazione nella quale c'è stata l'esternazione di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha detto una cosa ben precisa: voglio guadagnare 45-50 milioni a stagione per essere il giocatore più pagato tra quelli attualmente in attività.
E ci sta. E De Laurentiis ha detto arrivo io. Dovete sapere che il Real Madrid ha un contratto con la Adidas dal 2012 fino al 2020 per 40 milioni a stagione versati al club di Florentino Perez. Ora, che cosa è successo? Che una società inglese, anzi internazionale, ma penso che forse Gianni la conoscerà come nome, perché mi è stata detta che è stramiliardaria, si chiama la Under Armour. Conosci? No, però... Non conosci, però mi è stata... È al di sopra di Gianni Borrelli. Assolutamente, nettamente più di tutti. Avrebbe detto a Florentino Perez, guarda, rescindi con il Real, con la Adidas, col tuo Real Madrid, e noi pensiamo alla tua sponsorizzazione plurimiliardaria, per cui non dovrai né più avere lo sponsor tecnico Adidas né la Fly Emirates come sponsor sulle maglie. L'Adidas ha rilanciato 150 milioni a stagione fino al 2031. Florentino Perez tentenna. Le dichiarazioni di Ronaldo sono quelle che sono. Anche io sulla sede. Il Milan. Numero di valori. No, io non tentenno perché 150 milioni. Ormai è un numero che non riesco neanche a capire come si scrive. Il Milan, per farvela breve, in Italia era il secondo sponsor Adidas. Dal 1 luglio passa alla Puma. Con l'Adidas prendeva 19,6 milioni a stagione. Con la Puma ne prenderà 12. È chiaro e palese che un Milan che non ha una proprietà, come per esempio ce l'ha anche l'Inter, anche se in difficoltà, credo che poco possa essere appetibile per una multinazionale, per un marchio come l'Adidas. Non solo, ma c'è anche un discorso, le problematiche, legate alla proprietà, paga, non paga, fa l'aumento di capitale. Mi aiutate nel ragionamento. Questo non c'è dubbio. E che cosa è successo a maggio, ragazzi? Forse rinnova col Napoli. Questo c'è un... improvviso, maggio, non il calciatore. Ah, no, ho capito. Il mese di maggio. C'è un improvviso interessamente che si conclude con un accordo col Napoli consenziente tra Insigne e l'Adidas. La cifra non la vogliamo sapere. Però anche perché non ce l'hanno detto. Non la vogliamo sapere. Ma è chiaro che De Laurentiis, che è un volpino, non si fa passare la mosca per il naso e sicuramente starà operando in tal senso, oltre, ripeto, al mercato cinese. Quello non lo tenete da parte e non lo tenete, Sergio, di poco conto. Abbiamo detto 3 minuti. Venendo al discorso, la Juve, altro sponsor Adidas in Italia, prende 22 milioni e 3. La Juve non è Nike. Ora, Adidas. Ha anche perso la causa l'altro ieri. Ora, secondo voi, ma abbiamo un presentatore poco informato. No, ma io il calcio minore non lo seguo, non calcio so la Juve. Minore. La Juve non mi interessa. Va bene. Ora, secondo voi, in questo momento, se dovesse succedere qualcosa, è chiaro che ci sono altre società come PSG, come potrebbe essere il Liverpool, come potrebbe essere il Manchester, come potrebbe essere il Bayern. Lasciate. Ma volevo dire, è questo, Gianni. Che senso? Dove la parte emotiva di una situazione emotiva anche. Nel senso diciamo prima, no? Motiva ed emotiva. Diventa tale per un calciatore che vuole 45 milioni e il cui sponsor tecnico, Adidas, potrebbe essere disposto a pagare una grandissima parte, se non tutto, a coprire tutto l'ingaggio. No, tutto deve coprire. E vi immaginate, scusatemi, fatemi finire. Scusate. Cosa significherebbe non solo per il Napoli, ma per l'Adidas, dopo 10 anni di Real Madrid, parliamoci chiaro. Vabbè, però poi dopo fai rimettere di 45 mila persone. Rimettere. Non sfottere,
perché il presidente nostro è tutto tranne che un rimbambito. No, lo sto Anzi, dicendo. Io se lo accuso è perché è troppo bravo a fare i fatti suoi. No, aspetta un attimo. È chiaro? No. Ecco. La mia ironia nel senso, si è sempre parlato di uno stadio di 45.000 persone. Sto parlando seriamente. Cioè, di 30.000, non di 45.000. Addirittura 30.000. A questo, ma vi immaginate nel giro di quanti giorni i tifosi giorni. Non saranno ore. Ore? Le magliette di un Ronaldo marchio Adidas, maglia colore azzurro Napoli con la lettera bella scritta, lascia perdere, cerca di capire che il brand salirebbe in maniera vertiginosa. Ma devo dire anche per la stessa Adidas, se per la è chiaro e fa vincere lo scudetto portando, ma scherziamo ragazzi, in tutto il mondo io ho fatto il nome di Cristiano Ronaldo, ma la mia, il sindaco di New York è tifoso del Napoli, immagini che visibilità avrebbe questa cosa. Mi sono talmente voglio finire, mi piacerebbe credergli. Voglio finire con una situazione. Voglio finire con una situazione. Io ho fatto il nome di Cristiano Ronaldo perché ci sono le dichiarazioni del giocatore e la faccia di Florentino Perez che rimase basito sentendo queste dichiarazioni dopo la finale di Champions vinta. Ma io qua sto parlando comunque di un top player e sono convinto che il presidente, avendo preso già uno come Carlo Ancelotti, il top player questa volta lo fa venire a Napoli. Sì, però posso dire, viene Sergio. Ah, allora discorso questo fila. Sì, però posso dire una cosa. Tranne l'ultima parte. Io mi ricordo quando il Napoli prese Maradona e l'abbiamo vissuta in maniera. Era un altro calcio. No, ti voglio dire. A un certo punto erano le stesse. Allora Maradona. Erano praticamente le stesse posizioni. Al di là che era più giovane, era quello che è oggi Cristiano Ronaldo. Si disse, ma se non viene Maradona possiamo prenderne un altro? E fu chiaramente detto, i soldi che possono uscire per Maradona non escono per altro. Se fai un'operazione del genere, se fosse possibile, cosa tutta da dimostrare, o piglia Ronaldo niente. O piglia Ronaldo non prendi nessuno, certo, perché anche se porti Lewandowski non ottieni ma quello che non ottieni. Rispetto, rispetto che l'Adidas paga il Real Madrid quanti su 40 milioni di euro 40 milioni okay. a stagione da fino al 2020. Perfetto. Allora a questo punto potrebbe cambiare logica, cioè investire quel denaro non per sponsorizzare una squadra mai stravincente, l'aspetti, ma per fare un'operazione un emotiva che avrebbe una visibilità mondiale straordinaria. Immagina Leicester e il suo fortunato sponsor. Ho fatto che dei la sponsor. Voglio anche che dire. Tipo di visibilità ha avuto nel voglio mondo? Anche dire che il merchandising in Italia. Ma lascia perdere, mo cominci il tu devi pensare al merchandising in Giappone, in Cina, in America. In Cina, è chiaro. Proprio in Cina che succede. Allora, in Cina poi contrariamente a quello che avete conosciuto oggi. Scusa, ma se le magliette di Ronaldo, c'ha tutto il mondo già con le Real Madrid. Se non cambi maglietta, questi non la vendono più la maglietta. Questo, cioè, voglio dire, ci vuole un'altra casacca, perché se fosse in un club. Avendo certe possibilità di contattare certe situazioni di carattere commerciale, oltre che emotivamente importanti, perché hai già preso un tecnico importante che ti mette in contatto con certe situazioni e con certe realtà, le devi sfruttare, anche perché è talmente convincente che io sono convinto che domani a San Gregorio Armeno ci sarà Ronaldo con la maglia del Napoli. E chiudo con un'altra situazione altrettanto importante. Non dimentichiamo che De Laurentiis è uno dei rappresentanti, assieme a Agnelli, più importanti dell'ECA. Però io adesso che è l'organismo di merchandising e soprattutto di studio dei profitti commerciali, di marketing delle società in Europa. Ha proposto lui il campionato europeo 20 club. È rimasto fuori. E gli è stato detto paradossalmente, guarda che le tre italiane che parteciperebbero sarebbero per blasone, palmarès e titoli Juve, Inter e Milan. E De Laurentiis si è incazzato perché dice come? Io ve sto dall'idea e voi mi tenete fuori. A questo punto serve recuperare
terreno in termini di credibilità. La Champions la faranno, come ha detto Agnelli, ma basta arrivare anche in ma la Champions è un'altra la faranno cosa. Esattamente la come Champions ha detto Agnelli, è un'altra cosa. Il campionato europeo, Sergio, è Sergio, qualcosa che va oltre l'impera Sergio, ragioni, campionato europeo con i paraocchi. Il campionato europeo è complicato, la Champions come ha detto Agnelli lo faranno. Fanno sempre 32 squadre, divise invece che in 8 in 4 gironi, ognuno gioca praticamente 14 partite. Sì, ma non è così. Faranno un campionato europeo tipo NBA. E lo puoi fare tranquillamente a 48 squadre. Non c'è bisogno di ricordare a tutti che Napoli è una delle città più belle del mondo ed è la città che ha ospitato Diego Armando Maradona, indiscusso più grande calciatore di tutti i tempi, per 7 anni. Quindi comunque Napoli ha un appeal per il calciatore, non è che tu vai a giocare in uno stadio, adesso non so se Ronaldo vengo meno, ma adesso scherzi no, a parte. Però ne stiamo parlando, vuol dire, non è che adesso parliamo di una città che ha ospitato il più grande di sempre e forse per sempre, perché è un dono naturale che nessun altro mai ha avuto, e tra l'altro è una città straordinariamente bella, che depurata dalle influenze italiane, no? Piccole cose. No, è una metropoli, guarda, io di verità, io tra Londra e Napoli non ho dubbi. Tra Milano, cioè dire, Napoli è una città, una metropoli europea che non ha paragoni con le altre metropoli. Se poi parliamo di Varese, sì, ma voglio dire anche un attimo, cosa. Se vogliamo parlarne come cartolina, posso anche essere d'accordo con te. No, se vogliamo guardarle nella problematica generale, non andiamo d'accordo. Non andiamo d'accordo. Volevo dire, mi devi solo spiegare in cosa Londra è meglio di Napoli. Per viverci, non come turista, non come cartone, per viverci. Permetti e lì se mi consenti ti posso dimostrare quando vuoi, che infatti mio figlio è scappato da Londra, cioè già 7 anni, basta, perché Gianni, Londra è bella da visitare, non per viverci. Ciò è extracomunitario. Le città europee che contano sono sporche, piene di malavita e di criminalità, microcriminalità, e sono difficili in cui vivere, perché sono difficilissime come costo e come vivibilità. Assolutamente spicciola. D'accordo. Ma fatemi aggiungere un'altra cosa. E queste, ma vedete, io ragiono, purtroppo, forse noi fantastico. Boh, no, siete omologati, siete conformisti. No. Okay. Io vi dico una cosa. Napoli è l'unica metropoli, grande città europea, che ha una sola squadra. E questo è un ulteriore incentivo per chi viene a investire. Anche Parigi. Beh, io tra i record di Napoli c'è il fatto che è l'unica città europea con più di 1 milione di abitanti che è il mare balneabile. Manco La Habana è il mare balneabile. Il mare è bandiera blu, attenzione, non solo balneabile. Bandiera sotto casa blu. Tua. No, sotto casa mia, bandiera blu. In alcuni posti non si può fare il bagno, non perché sia inquinato, perché è pericolante la roccia. Ma Napoli, e voi vedete i cartelli, no? Con le bandiere blu, no? Con i famosi segni della bandiera blu, è una città che non ha fogne, non ha fiumi e c'è un mare straordinario. Quindi ha tanti record. Adesso non dimentichiamo noi dove viviamo, è giusto che noi ci miglioriamo e lottiamo per vivere meglio dove viviamo. Però attenzione, non scherziamo. Che dicevo con presepi e bello sui pastori che fanno. Non scherziamo che, insomma... No, ma io non me ne andrei mai da Napoli, non cambierei Napoli per... Poi se parliamo dell'Olanda, dico, ho capito, ma insomma... Cioè, tra Rotterdam e Napoli, ragazzi, c'è un abisso a vantaggio di Napoli. Forse con Amsterdam un po' di meno. Però di che parliamo? Cioè, è una città straordinaria dove vivere. Ma tu ci credi al... Metropoli, alla possibilità, parliamo, Cristiano Ronaldo? No, ripeto, io... percentuale è legato a quanto uno può credere che possa avere. No, ma rispondo a modo mio, la percentuale non è... Però io devo dire, il discorso che ha fatto Sergio, depurandolo da un discorso emozionale che può essere poi deriso da tutti quanti noi, però tecnicamente ha portato alla nostra attenzione degli argomenti inoppugnabili, quindi... È vero che insomma Ronaldo, vedi, il calcio è fatto di soldi, quindi se uno sponsor come Adidas rileva che portare Ronaldo a Napoli gli faccia guadagnare X in più all'anno di fatturato, se ne frega di quanto vale Napoli, Napoli, Italia. Non diciamo Napoli, il Napoli ha la possibilità, le infrastrutture, gli uomini per gestire il fenomeno Ronaldo. La cosa strana, e qua intervengo ancora a gamba tesa, è che De Laurentiis sta facendo costruire altri 3 campi a Castel Volturno.
Mi pare che sia erano in programma. Vabbè, erano in programma, però con Benitez pure erano in programma. La risposta la voglio dare a te. Un personaggio come Ancelotti potrebbe creare la struttura per gestire Cristiano Ronaldo. Non credo che con un colpo di bacchetta magica riesci a convertire una società che non parla, sostanzialmente il Napoli parla solo quando è obbligata, in una società che può fare della comunicazione un canale di... Ma chi ti dice, che Ancelotti, come primo discorso che ha messo in piedi con il presidente, è la comunicazione, però deve passare, o quantomeno devo mettere... Posso dire una cosa? Non esiste che la presentazione di Ancelotti si fa a Di Maro, perché evidentemente facendola a Di Maro hai chiappato 10.000 euro in più. Ragazzi, sarà Di Maro una delle ultime volte che andremo Lascia perdere. Io Ancelotti lo presento a Castel dell'Oro. A me risulta che dovrebbe Napoli, a Napoli e poi vanno a Di Maro. E poi partono. Io ho capito che poi si fa a Di Maro. Non lo so se la faranno alla Sala dei Baroni. Questo io sono convinto che sarà una grande presentazione. Non lo so, io ho letto da qualche parte che si fa a Di Maro. Pensare che arriveranno colleghi da tutto il mondo. La farà insieme a dei calciatori pure nuovi, secondo me questo non credo. Sarà. L'evento è la presentazione. No, guardate, io torno sempre a Ciccia Bomba su quanto ha detto poc'anzi, cioè mettiamoci anche noi nei panni di Ronaldo, no? O di un grande calciatore come Ronaldo. Ma per quale motivo dovrei andare a caccia a 29 anni, 30 anni di un altro contratto stramiliardario? C'era qualcosa in più, 31, 32, quello che è. 30, per quale motivo dovrei andare lì? Quasi. Perché guarda, le motivazioni, la gioia, no? La gioia di giocare a calcio. 86, Ronaldo, la gioia di giocare a calcio, emozionarsi, liberato, ma anche dare emozioni, Perché per un errore specchio che noi è ben Ronaldo non è ben ha detto studiato. Che voglio regalare emozioni, ha detto se vogliamo prendere però di Ronaldo voglio, fare voglio guadagnare Bravo. Più degli altri. Ma allora voglio fare soldi di emozione, vuole stare il record. Mi voglio sistemare col prossimo contratto. Non questo lo fa per un discorso economico. Questo praticamente. Questo l'ha detto Sarri. Ma che cosa? Ve lo immaginate però Ronaldo che deve firmare un contratto così e poi discutono dei diritti d'immagine. Ronaldo i famosi rinnovi a ping pong e ognuno faceva a gara a chi metteva 10 milioni in più o 5 in più sul contratto, perché quello è un discorso anche lì emozionale, non c'entra niente il denaro. Bravo. Il rapporto denaro non penso abbia mai visto 1.200 euro come quando fanno quella scelta di vita, se ne vanno dall'altra parte e guadagnano il doppio. Ma non è in quella fase lì, quello che ha avuto tutto nella sua vita, oggi cosa gli manca? Mettere sulla sua parete dei ricordi una grande scommessa vinta. È quello che manca a un calciatore, secondo me. Perché anche Maradona, se vogliamo, quando ha 23 anni è venuto a Napoli, insomma, secondo me ha fatto questo ragionamento. Ha dovuto fare il capopopolo a Napoli, non l'avrebbe fatto certo in un'altra città d'Italia. No, non gliel'avrebbero consentito di fare come l'ha fatta a Napoli. Questa no, è una... Sugli spalti, va bene. Va bene, non andavo su scenari che non possono gestire. Ma vedi, io non sono d'accordo, anche perché poi Maradona viveva degli eccessi, ma Platini a Torino non è che avesse una vita specchiata. Però Platini arrivava il venerdì mattina. Falcao a Roma ne parlava. Stiamo parlando di un soggetto, Cristiano Ronaldo, che fa del professionismo e del giocare a pallone l'unica sua ragione di vita, a parte le macchine. E devo dire che questo da un punto di vista emozionale rispetto a Maradona è tanto di meno, perché però se lo vedi nell'ottica del professionista, nell'ottica dell'obiettivo che lui deve perseguire e la società sarebbe assolutamente sì sintonico, cioè, con secondo De Laurentiis. Secondo me Cristiano Ronaldo non lo trovi in un locale, ma nemmeno a sparare le bombe, insomma. No, ma lui ha vinto due palloni d'oro in più grazie al suo comportamento integerrimo in allenamento, nel campo e fuori. Io ho dato quindi un input che non era sacrosanto. E infatti ho finito. Ma secondo voi è tanto fantascientifica un'ipotesi del genere? Vi chiedo la risposta. Rispondete a sé. Io mi sono già espresso, non verrà sicuramente, dica che è una cosa fantasiosa. Non è fantasiosa, si posa su un costrutto. Se si guarda un discorso di affari, le condizioni ci sono tutte. Ti faccio una domanda, ma ci sono o c'erano tutte? Mi spiego, è un'operazione che si può organizzare nel giro di 15 giorni? Secondo me no. Se è stata già fatta,
Amen. Ma se non è stata certo un'operazione da 15 giorni, ragazzi, stiamo parlando di ricerca di sponsor importanti. Un attimo, il rinnovo di arriverebbero Ronaldo, a valanga. Trovi in 3 minuti. Ci sono, arriverebbero a valanga. Aspetta, però ci sono tre situazioni da ragionare, sulle quali ragionare. Allora, la prima cosa, il rinnovo Cristiano Ronaldo lo ha chiesto tanto tempo fa a Florentino Perez. Scusami se ti interrompo, Ancelotti. Non è che si è messo d'accordo in 2 giorni con avranno parlato mesi prima. Un'operazione di Cristiano Ronaldo è molto più complessa. Ti sto dicendo. Allora, questo è il primo discorso. Il secondo discorso è: il Milan sa che l'Adidas non rinnova da tempo, ok? E quindi è già un altro discorso. Dal primo luglio. Un altro discorso importante. Poi ci sono tutta una serie di altri meccanismi che si sono andati eventualmente a incastonare, che può essere poi alla fine l'andata via di Zidane. Però io che Zidane se ne andasse via, te lo posso dire, l'ho percepito nel momento in cui andava malissimo in Liga e il presidente Florentino Perez ebbe a criticarlo. E conoscendo il carattere di Zidane, che è un personaggio ombroso, eccetera, che poi, se tu gli fai gli applausi, tutto bene, ma quando appena lo vai a criticare, è chiaro che lui ha fatto la cosa più intelligente di questo mondo, andarsene da vincitore con la terza Coppa dei Campioni in bacchetta. Visto che tutti qua citate sponsor tecnici, posso fare un applauso morale alla Nike? Che ha fatto causa alla Juventus, la quale per vendere magliette con 35 scudetti all'epoca ha venduto magliette false, non della Nike che si è opposta. La Nike l'ha querelata, l'ha citata in tribunale e ha vinto la causa, oggi si è saputo, per 1.400.000 euro. Era un falso. Insomma, la cosa bella. Juventus. Cioè, no, però la Nike, dovete sempre la Nike trovare... C'entra. No, fermi tutti. Noi viviamo a vita in questo campionato. Contro la Juventus. No. Contro i valori sportivi negati dalla Juventus. Non c'entra niente dalla Juventus. Okay. E ringrazio anche Angelo Pisani, mio carissimo amico, con il quale insomma ho condiviso parte di quella sua battaglia, che ha detto: signori cari, se io investo nella Juve in borsa e leggo 36 scudetti, non va bene. E guarda caso, scomparsi 36 scudetti durante la partita della nazionale. Esatto, guarda caso. E la Nike ha fatto caso, lui l'ha vinta. Ragazzi, qualcosa si muove. Mac, se non ce l'ho con l'aiuto, io ce l'ho con i ladri, dai, con i lesto fan. Sarei stato il primo a applaudire la Juve se avesse vinto il campionato senza quella clausola di Milano. Figuriamoci, io sono uno sportivo e mi occupo di sport. Se uno gioca a carte e bara, deve uscire da casa mia. E finché non esce ne parlo, non è che poi ogni tanto, ma perché parla? Anche perché se impara bene il rischio che la casa tua sarà mia. Se tu c'hai un cancro o un tumore maligno, ti rilassi un solo giorno, oppure o se c'è un raffreddore forte ti rilassi un solo giorno a curarlo? No, finché non l'hai debellato stai lì, no? Sei d'accordo? Certo. E quello è il problema della Juve, non è la Juve, il problema è che noi abbiamo nel campionato un problema che, ahimè, ce lo portiamo dietro e si sta risolvendo piano piano, pare che giusto, non abbiamo un problema. C'è il rischio che se qualcuno della Juve ha visto questa trasmissione, domani ci uscirà la voce che la Juventus è su Cristiano Ronaldo, perché loro... Ma vedi, è possibile. Oggi i giornali portoghesi facevano l'ipotesi. Ma non sarebbe la Juve e il Napoli. Posso dire una cosa, non avrebbero lo stesso appeal. Non sarebbe, perché la favola di Maradona è che ha vinto a Napoli. È bello. Ragazzi, la conosce bene Ronaldo, la favola. Avete capito? Se vince la Juve con la Juve, Maradona già vinde un paio. Se vince la Champions con la Juve, visto che stanno mangiando. Max, ma una dopata e una insanguinata l'hanno già vinta. E quindi, perciò ti sto dicendo, quindi vincerebbe l'unica punita, si presume. Vi rendete conto? Una Juve che ha liquidato di fatto Higuain, costringendogli a far dire: sono allettato dalla Premier. Perché lui sperava di diventare l'icona della Juve. Quello che hanno fatto con Buffon, Buffon è stato onesto e coerente, perché ha detto: ho sempre sposato la filosofia aziendale della società, quindi prima che mi danno un calcio me lo do da 40 anni mi do io il calcio, però voglio far vedere e dimostrare
che sono ancora un atleta perfettamente abile. Buffon è stato del Pierato, diciamo. Ok, noi ci vediamo dopo la pubblicità, parlando di calcio e non di Cristiano Ronaldo a Napoli. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vooltech. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vooltech.it. Power your life. Smetti di parlare della Juve anche nell'intervallo, perché poi se qua ci registriamo andiamo su YouTube sono dolore. Ma noi siamo a colori o in bianco e nero? Noi siamo a colori. E allora che ce ne frega? E siamo diversamente obiettivi, dichiaratamente. No, vabbè, tu sei proprio sei diverso, non diversamente obiettivo, perché con te non si può parlare di Napoli tu che sei... non sia una cosa anti-aureliota. Tu stasera sei diversamente sobrio. Sei diversamente sobrio. No, io sono sempre sobrio. Vogliamo parlare un po' di... Diversamente sobrio, in una situazione come quella che è stata raccontata prima, insomma, ha un suo peso. Devo dire la verità, il racconto di Sergio, dico racconto, molto. Sono convinto che a San Gregorio almeno domani vedremo i pastori di Cristiano Ronaldo, vestiti, ci sarà la pizza CR7 da qualche parte, però intanto, che noi Sergio, ci crediamo. Così si muove l'economia, però dai. Però Sergio mi è deriso da te in questo momento, è burlato da te, mentre invece poi in Portogallo... Qualcuno, come diceva prima Max, durante la pausa in Spagna hanno scritto allora, al di là di squadre italiane, al di là di tutto, Napoli potrebbe se io ho preso essere il filmato di Sergio e l'ho pubblicato, poi il regista sarà messo a cavallo perché nella sua logica filava, è vero? No, vabbè, ma poi può darsi, cioè lui lui non ha detto una follia, ha detto tappu cacce sordo, è una riflessione. Lui ha fatto un progetto economico nel quale puoi credere o non credere, può essere realizzabile o non realizzabile. Ci sono pecche sostanziali. O forse probabilmente ha fatto il suo progetto, quello che farebbe lui. Dopodiché, ricordo un anno, io il primo aprile mi divertii a pubblicare su internet il progetto del San Paolo, perché hanno trovato la quadra per rifarlo, e spiegai come facevano questi stadi meravigliosi, gli skybox, con la mostra d'oltremare che diventava... Per Napoli Channel facevano il Museo Azzurro, tutto il lato dell'Ital Cider veniva preso, diventava il centro di allenamento con Alberto. 150 metri di altezza. Gli schermi? No, questo non lo mise. Io però c'ho un'altra proposta per lo stadio. Comunque guarda che fu talmente bello, era il primo aprile, disse addirittura che avrebbero preso il cinodromo per fare il campo per la primavera. Ci fu gente che mi criticò, regaliamo tre quartieri a De Laurentiis, lo pubblicarono altri siti. Adesso per lo stadio c'ho un progetto, due progetti. Uno fattibile, che al centro del Golfo di Napoli. Ah, quello famoso, che però dipende dal moto ondoso, però. No, si arrivano, cioè si arrivano praticamente, poi tu c'hai gli skybox, al primo anello c'hai gli skybox. Ragazzi, tu c'hai, ma se devi fare i maxi schermi in quella maniera, tu c'hai gli skybox che sono a scomparsa, eventualmente possono entrare gli yacht. Il maxi schermo, io faccio gli ologrammi sul Vesuvio. No, sono gli ologrammi sul Vesuvio. Sì, con gli ologrammi, io proietto gli ologrammi sul Vesuvio. Poi c'è lo stadio che mi piace di più, a Levitazione. Sospeso in aria,
sospeso in aria. Chiamiamo Carlo Cracco. Cioè, quando compri il biglietto ti danno un'app, tu la scarichi e col teletrasporto da dove sei ti portano direttamente al tuo posto. Risolvi il problema. Però vedi che la mappa è grave. Sta grave. Lo stadio non lo sa. Ma la mappa concettuale che hai esposto prima Sergio non è una mappa concettuale. No, aspetta, questa qua è una visione. Lo stadio al centro del Golfo di Napoli. Stiamo parlando di una mappa concettuale e di una mappina. Scusa, prima che lo dici tu l'ho detto. Però cioè ve la state prendendo con me. Però quando qualcuno ha detto di un maxi schermo alto 150 metri, nessuno gli ha replicato. Ma la tua visione, oltre a essere onirica, direi che è quasi onanistica del questo campo. Devo dire la verità che uno stadio del genere veramente sarebbe da orgasmo. Però adesso non c'è ancora la tecnologia per fare lo stadio a levitazione, ma quando si può fare lo facciamo. Oppure adesso credo che già si possa fare lo stadio al centro del Golfo di Napoli. Verrebbe gente da tutto il mondo a vedere. Sì, certamente. Dobbiamo anche dire che c'è sempre l'ipotesi Bagnoli, con la Città della Scienza che sta di nuovo arrancando. Ahimè, mi dispiace dirlo, ma ahimè, insomma, arranca ancora. Lo stadio non si farà. Il progetto non è perfetto. Stato fatto ripartire lo stadio non si farà. Non si faranno neanche i tabelloni se ci alti 150. La situazione dell'impiantistica sportiva napoletana è veramente una cosa. Non c'è l'impiantistica sportiva. La non impiantistica. La non impiantistica. Non mi fate intervenire su queste cose perché farei nomi Però vedi, la cosa che mi fa rabbia è tra di furti. Per esempio, uno dei problemi che abbiamo a Napoli è che noi accettiamo qualunque stupidaggine viene detta in linea massima senza controbattere. Quando ti si dice che fanno un maxi schermo alto 150 metri. 150 metri, a Napoli non c'è nessun grattacielo alto tanto, che è un grattacielo di 56 piani. Ma quando i colleghi hanno ascoltato questa cosa, molto probabilmente legati al fatto che lui, la prima conferenza stampa, quando si presentò, parlo dei maxi schermi che stavano già al San Paolo, che si doveva trovare la ditta. Allora, secondo me, appena la parola maxi schermi, uno stacca proprio la spina e non ascolta. No, però c'è un aspetto. E non replica. Allora, un maxi schermo alto 150 metri vuol dire che, poiché la proporzione dello schermo deve essere 16 noni, deve essere lungo 266 metri. Ho detto che si vede dal Vesuvio. Lascia perdere. 266 metri nel San Paolo, comincia all'inizio della curva B e finisce dove sta la stazione per vederlo, devi stare a cosa? 15 metri, a montagna scampata. 15 metri ci può stare. No, è a San Coppo Faito. 150 metri. Dai, non da terra, perché chiaramente deve stare sopra gli spalti, ragazzi, perché sennò sapete che è un grattacielo di 56 piani. Posso dirti una cosa? Immaginate cosa significa il vento su uno schermo del genere. Non ci applichiamo. Esatto, io non sono un filo aurelioso, però per l'amor di Dio, contro l'atteggiamento. Allora, noi a Napoli siamo abituati troppo al contro De Laurentiis, so a favore De Laurentiis. Noi dobbiamo essere a favore dei ragionamenti. Quando De Laurentiis si dice cose che non condividiamo, contestare ciò che dice. Quando dice cose che condividiamo, esserne i primi a applaudirne i contenuti. Però io sto notando, sto notando questa sorta di partitismo, no? Che non ha senso. La gente non accetta. Qualcuno mi chiede, tu sei contro o a favore De Laurentiis? Ma non so né dipende da ciò che dice. La gente non accetta. Io amo il Napoli, vorrei che De Laurentiis si migliorasse nelle poche pecche che ha, se ce le ha, per migliorare la squadra che amo. È ovvio che non vado lì a fare gente, ma mi piacerebbe che stimolassimo tutti noi che siamo qui. Tu fai direttore di una testata giornalistica, non è che sei contento, vuoi sempre migliorare, no? E noi uguale, cioè pensi. Dico, che il tifoso così. Medio non accetta che un imprenditore privato, ok, come De Laurentiis, non investa di proprio, cioè che possa trovarsi e cerchi di avere, per esempio, il San Paolo ristrutturato e compagnia bella. E lui poi ci possa giocare tranquillamente e farsi il suo business. Non accetta che lui non investa in un centro sportivo per i giovani, ma un centro sportivo di alto livello come il Napoli merita proprio per il suo ranking europeo. Questo non accetta la gente. Non accetta il fatto che un imprenditore venga meno all'unica regola dell'imprenditore, ovvero il rischio d'impresa. Allora, ti dico, sai la cosa irritante qual è? Allora, io giudico De Laurentiis
uno dei migliori presidenti della storia del Napoli. Ma sicuramente. Dopodiché il problema di De Laurentiis è quando parla. Perché ne dice di tutti i colori. E c'ha questa tendenza a dirle sempre più grossa per far dimenticarne una che ha detto prima. Quando parla dello stadio, non può dire tutte le volte che ha detto che lo faceva. Aveva la... Poi 300 metri sarà la prossima. Adesso abbiamo parlato di questi tabelloni. Cioè avete idea, al di là del della definizione che serve per un tabellone di 150 per 260 ma là sei sbagliato, vuol dire 15 metri evidente, no, però, no, l'ha detto due volte. Guarda, però sai l'errore più grande che oggi commette il calcio Napoli qual è, per mano della proprietà che oggi ne detiene il pacchetto azionario? È il seguente: noi pecchiamo in corporate identity, che è un concetto che gli inglesi conoscono molto bene, che significa fare di una società una cosa bella, che brilli, esatto, in termini organizzativi, che ti dà emozioni e che ti fa sentire un senso di appartenenza, da lì la corporate identity, che vince su tanti altri aspetti. A me non importa, io acquisto meno tabelloni piuttosto che, ma mi interesserebbe invece molto, poi i tabelloni sono una conseguenza naturale, che lui si organizzasse, avesse petto in fuori e pancia dentro, e l'azienda, allora, l'azienda si organizzasse per interpellare il tuo impresario. La gente è legata, la gente è legata alla maglia, non alla società. Ma questo sicuramente è legata alla maglia. Infatti ci stavano 60.000 spettatori per vedere Toledo e Berrettoni contro il cittadino. Esatto. Io dico un'altra cosa. Io non credo che De Laurentiis sia uno stupido, assolutamente. Lui è molto intelligente. Se fa certe cose, le fa perché sa che deve farle. L'impressione che io ho guardando il Napoli è quella di una società che è una scatola vuota, perché in questo modo può essere dismessa facilmente in qualsiasi momento. Non c'ha dipendenti, non c'ha infrastrutture, non c'ha niente. E che c'ha? Se l'impressione nel senso che tu la vendi. La vendi. Ma la vendi, però scusami, a un certo punto vendi una scatola vuota. Bravo. Però, allora, però metti, non vendi una scatola, tu c'hai il marchio. Tu hai il marchio. Tu c'hai il marchio. Tu se fai uno stadio, aumenti il valore della società. Sì, è anomalo che a me mi arrivino 8 auguri del Bayern Monaco, del Real Madrid, del Barça di Cusano e non mi arrivano gli auguri del Napoli, che sono abbandonato da 37 anni. Non ti accavolare, sennò si arrabbia Gerardo. Fammi finire questo concetto, sennò non si capisce. Allora, io sono iscritto a 8 squadre per motivi di bigliettazione, eccetera, sportive. Mi sono arrivato a fascia di Sergio Ramos al mio compleanno, omaggio del Real Madrid, gli auguri del Bayern Monaco, gli auguri del Chelsea, gli auguri dello Swansea, di cui sono anche tifoso per un fatto familiare. La dentiera di Karius. No, ma no, guarda, non c'è da ridere. È la fotografia di Salah. Di tutto e di più al mio compleanno, il 30 maggio, non mi sono arrivati gli auguri, ma non fa niente, non è per gli auguri, per farvi capire, non sono arrivati un segnale del calcio Napoli a un suo palato, e sono abbonato da 37 anni a quella squadra. È l'unica società al mondo, capito? Questo purtroppo... A me non conta, allora, ma quanto conterebbe per un giovane? Però posso dirti, un ragazzo di 18 attenzione, i nostri figli di 25 anni hanno cominciato, scusa Max, hanno cominciato a tifare per il Napoli in Serie C, sono dei gli eroi, mio figlio Michele e i vostri figli sono degli eroi, hanno cominciato a sbattere, a spulciarsi le mani allo stadio per andare a tifare Napoli contro squadre di cui non ricordo più il nome, io non ricordo più, in Serie C, peggio ancora, quando siamo scesi in Serie B nel 2000-2001. Ragazzi, attenzione, questi sono eroi, ma non sono proprio considerati dalla società. Sì, volevo, questa volevo cosa, dire questa una cosa che io rivendico come corporate identity, che questo è qui. Scusami, se faccio no, figura. E qui mi rifaccio alla esperienza oramai più che cinquantennale, avevo 6 anni che ho cominciato a seguire le vicende del Napoli, quindi sono oramai 84 anni. 50, non si può parlare seriamente. È un mattacchione, è ubriacone. La matematica però non è un'opinione, no. Sergio, l'ha detto anche avevo questo. 6 anni, quindi sono esattamente 57 anni che seguo il Napoli, 58 quasi. E che quindi ho memoria storica di quello che è successo. Però va detto che non c'è mai stata la fidelizzazione del tifoso da parte della società. Non accadeva con Lauro, non è accaduta con Fiore, non è accaduta con Ferlaino, anzi Ferlaino non invitava nemmeno gli ex giocatori. Men che meno direi con De Laurentiis, perché oramai il prodotto viene venduto più attraverso le immagini e il vero video, questo però il paragone sono anche cambiati i tempi, però il dai, paragone i tempi. Allora ecco, bravo, il paragone non si fa col passato, si fa con gli altri, non col passato. Riprendere un discorso del genere significherebbe voler dare
una immagine nuova e non ho capito perché De Laurentiis questa situazione, che sarebbe importante per diventare un uomo che la storia del Napoli potrà ricordare anche fra 200 anni, ma è qua che dico io, a lui non interessa proprio questo fatto. Comunque voglio dire una cosa, credo che dal 2004, problema, quando ha preso il Napoli, De Laurentiis è cambiato molto. Non è come era all'inizio, questo anche assolutamente. Anche nel suo modo di comunicare, nel suo modo di gestire determinate cose, credo che da un certo punto di vista abbia capito che comunque questa è una città che ha un certo tipo di esigenza. Nel senso, vuole cercare di creare questa, il tifoso, questo legame, questo filo, questo cordone ombelicale con la società. Io credo che un poco alla volta, smussando gli angoli, avendo i giusti input da parte dei suoi consiglieri, e uno fra questi potrebbe essere lo stesso Ancelotti, io credo che si possa raggiungere questo step, speriamo, nuovo. Io ti ripeto, ho l'impressione che lui, Ancelotti ha un grande ruolo in questo. Lui, le sollecitazioni per ha sempre fatto molta attenzione a non creare costi, debiti, anche per investimenti in infrastrutture che poi sono un valore aggiunto, perché è bene avere, se sei sul mercato, più c'hai una struttura agile, più la vendi facilmente. Tu dici, c'ho uno stadio di proprietà, c'ho un qualcosa, c'hai anche dei debiti, tu vieni, ti fai lo stadio come vuoi tu e poi c'hai il valore. Ma io non ti lascio debiti. Il Napoli non c'ha una sede. Il Napoli sostanzialmente, ma io questo credo che ci abbia 5-6 dipendenti, forse adesso qualcuno in più. Ma io condivido questo discorso che fai, però è una società, è l'unica società al mondo che non ha un ufficio di rapporti con la clientela. Cioè, secondo te è più semplice vendere un Napoli così o vendere un Napoli infrastrutturato? È un Napoli indebitato, infrastrutturato, semmai con degli indebitato. Sono convinto che la sua capacità imprenditoriale, e adesso sto parlando serio, perché mica mi ha pazziato fino adesso. La sua capacità imprenditoriale, no, perché noi qualche volta possiamo ridere così, abbiamo anche detto delle fole. Anzi, ma come sta, siamo molto seri. Ma la sua capacità imprenditoriale, secondo me, quando ho fatto il discorso di Cristiano Ronaldo, è rapportata proprio alla sua capacità e alla sua esigenza di crescere in un certo modo. La sua che sarebbe, ribadisco un concetto, io non so se vedranno mai i suoi fidi una trasmissione come questa, ma credo di sì, perché loro monitorano quasi tutto. Ma guardate che il Napoli attualmente gli manca veramente poco per fare il classico salto finale. Noi vogliamo essere stimolo di questo salto. Noi che critichiamo De Laurentiis, ma non diciamo in maniera stupida criticarlo o scherzando in maniera becera. Oppure cerchiamo di stimolarlo. Di far capire, ecco, che lui avrebbe dalla sua i 38 milioni di tifosi che dice. Allora o ci racconta bugia, seconda squadra che tifa. Non dico 38 milioni di magliette. Scusami, com'è la seconda squadra? Spiego, Ronaldo qualche altro. Sai qual è la seconda squadra per la quale io tifo? Qual è la seconda squadra, quella che per la quale gioca contro la Juve? Quella che gioca contro, quella che quello che gioca di volta in volta contro la Juve. Mica cambi di settimana. Ma lui è adesso domanda, Sergio, no, vi faccio a te, a Marco, una domanda, anche a Libra. Quanto costa tecnicamente, una domanda secca, risposta secca. Quanto costa fare un nuovo stadio? Domanda secca, risposta secca. Su per giù, secondo voi? 100 milioni? Quanto costa? Il problema non è lo stadio. Ho fatto la domanda. Quanto costa tutto il pacchetto? Credo anche di meno. Credo anche meno di 100 milioni. Ma 80 milioni. Quanto costa assumere 5 ragazze che fanno il customer care per il calcio Napoli?
Questa domanda. Vabbè, un attimo solo. No, allora noi non vogliamo lo stadio nuovo al momento, ma vorremmo. Come si chiama? Lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium costa 300 milioni. Aspetta. No, vabbè, ma io non parlo. Non volevo, spese, la mia era una provocazione per dire un'altra cosa. Le spese per sono dire, state completamente cominciamo coperte. A curare il rapporto, diceva Liberato, con i propri clienti. Allora, no? Uno stadio. Uno stadio nel quale comincia. C'è lì la cosa fatta che i prefabbricati o stadio. Tu devi comprare. Signori, però chiariamo una cosa. Nel calcio moderno, Mac, se non ci sono più tifosi, ci sono tifosi e clienti. Bravo. Se tu vai a Barcellona o vai a Real Madrid o vai a vedere le trasferte del Napoli al CEO della squadra, tu ti accorgi, per esempio, Real Madrid, io ero a Madrid circondato da pochi madrilegni, pochissimi madrilegni. E c'erano tutti. Molti erano cinesi, giapponesi, sono clienti di quello stato. Esatto. A Napoli, mio figlio Michele, che vive all'estero, si è portato 10 amici canadesi, australiani. Sono clienti, non sono tifosi. Non li vedrebbero. Gente che ama guardarsi quello spettacolo per vivere un'emozione. Ora, il tifoso ti perdona tutto, le porte in faccia mentre pigli i biglietti sotto la pioggia, la chiusura del bottiglino a luna, dove andare a mangiare. Ma il cliente non te lo perdona. Ma come? Se faccio un biglietto e non me lo dai. Perciò devi dare una struttura adeguata alle esigenze del cliente. 5 persone è un ex hacker che fa la pagina web bene. Vi siete chiesti perché De Laurentiis, che tutto è tranne che un cretino, in 14 anni non ha fatto nulla di tutto questo? Non è il mio, è solo un consiglio a De Laurentiis. Allora, è un consiglio talmente scontato, ti dico subito forse che è estratto a perché secondo me lui non vuole venire a patti con la politica. I premi no, un problema di natura politica. Secondo me ci sono due possibili verità o due. Aspetta un attimo, per fare lo stadio la politica lascia perdere lo stadio, lascia stare, mandare le tirate il resto e costringere i tifosi a fare file per 8-9 ore inutili perché siamo nel 5000 dopo Cristo. Capisci? Ragazzi, non scherziamo, è tutto il contesto. Non c'è, no, adesso lo stadio è importante, ma anche aprire dei 20 sportelli, noi dobbiamo, 10, noi dobbiamo capire se questo è un imbecille pazzo o, come io credo, sia una persona molto intelligente che ha un progetto. È anche furba. Questo però lo scopriremo la prossima puntata, perché abbiamo finito. Saluti. Sì, saluto tutti e un augurio al presidente che veda questa trasmissione e segua qualche nostro consiglio, perché gli vogliamo bene a lui, a Napoli, alla maglia. Max, magari che faccia una telefonata a Mendes, non so, potrebbe essere una cosa interessante per Sergio. O a Sergio, che gli spiega come. A Sergio direttamente. Che mi deve. Nessun consiglio, lui sa quello che deve fare, ma soprattutto. Io quello che gli chiedo è un'onestà intellettuale nei confronti dei suoi dipendenti, che sia l'allenatore, che siano i giocatori, ma soprattutto verso i clienti, che sono i tifosi, che gli danno dei bei soldini in televisione come al San Paolo. Io gli chiedo lo scudetto e basta, il resto me ne frega niente. Alla prossima! Questo programma è stato offerto da